La regola della pannocchia fitness. Ne ho parlato sulle storie qualche giorno fa, molte persone ci hanno riso sopra, ma ti garantisco che questa è veramente una metafora importantissima. Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Il Trainer Coach Online. Se ancora non l'avete fatto, è gratuito, iscrivetevi qui sotto al canale, lasciate un like al video se il contenuto potrà esservi d'aiuto. Ditemi sempre qui sotto nei commenti come la pensate. Per quale motivo mi è venuta in mente questa regola della pannocchia fitness? Perché sostanzialmente la metafora si riferisce al breve periodo e al lungo periodo. La maggior parte delle persone non riesce mai a ragionare nel lungo periodo e anch'io era un errore che facevo, infatti finché ragionavo nel breve periodo, quindi al mangiare per il breve periodo, al fare le azioni per prendere il più possibile nel breve periodo, purtroppo questo mi portava costantemente a non ottenere risultati. Ok, sia in termini fisici, sia in termini della mia vita, in tutte le aree della mia vita a 360 gradi. Da quando invece ho capito che se mi proietto nel lungo periodo chi posso diventare e cosa posso ottenere se sacrifico il mio breve periodo, lì mi si è completamente stravolta la vita, i miei risultati sono completamente cambiati. Ecco perché la metafora della pannocchia. Sostanzialmente, cosa ci posso fare con una pannocchia? Purtroppo qui non ne ho perché non è periodo, però con una pannocchia sicuramente posso prenderla, ok, quindi acquistarla, oppure io ho la fortuna ad esempio di avere i nonni con il campo, posso prenderla, farla alla brace, farla lessa, farla come meglio credi, magari con un po' di sale, ok, e mangiarmela subito. Ok, e questo è quello che la maggior parte delle persone fa. Mi raccomando, restiamo sempre sulla metafora, ovviamente non sto dicendo non mangiare pannocchie, ok? La seconda cosa che posso fare con questa pannocchia è di pensare di prendere tutti i semini, ok? Quindi uno per uno, la sgrano sostanzialmente, e o posso darle al contadino che magari ha le galline e rivendo i semini delle pannocchie, oppure posso venderli tutti su un sacchettino. Più o meno una pannocchia contiene dai 600 agli 800 semini, che più o meno è quello che ho trovato nelle ricerche che ho fatto, e circa possono valere 2 euro. Ok, quindi se io trovo una pannocchia in un campo, la rivendo, ci faccio 2 euro. E questa è una visione, fra virgolette, sempre a breve e medio termine. La terza cosa che si posso fare, invece, sai qual è? È quella di sgranare la pannocchia, seminare in un campo tutti questi semini, e a quel punto avrò un campo di pannocchie che più o meno da una pannocchia mi possono rendere all'incirca 1600 euro. E questa è la visione nel lungo periodo. Ovvio, non mangerò subito la pannocchia, ovvio, non vedrò subito i soldi che mi entreranno, ma con il tempo questi entreranno moltiplicati praticamente per 800 volte. Ok? Ora, per quale motivo ho fatto questa metafora e per quale motivo ho utilizzato anche un valore numerico? Il valore numerico è chiaramente per far capire questo concetto che è importantissimo ed esiste anche nel fitness. E purtroppo in molti casi, direi nel 90% dei casi, le persone cosa fanno? Si mangiano la pannocchia, oppure la vendono ancora intera, oppure sgranano e vendono per 2 euro perché vedono subito l'obiettivo nel breve termine. Quello che invece ti consiglio di fare è per tutta la vita pensare a questa metafora della pannocchia, ovvero di sgranarla, seminarla. Chiaramente ti servirà una strategia, ovviamente dovrai prendertene cura, ovviamente dovrai avere un campo su cui seminare, e il campo per me è la mente. Se tu hai la mente adatta a seminare tutti questi semini, vedrai che raccoglierai veramente i frutti in una maniera incredibile, e avendo tutto questo i risultati saranno veramente pazzeschi. Vedrai che il tutto partirà magari anche un po' lineare all'inizio, ma poi salirai in maniera esponenziale. Questo si ottiene solo con una strategia di allenamento, di alimentazione, di mindset adatte alle tue caratteristiche. Detto questo, spero che il video vi sia stato d'aiuto. Se ancora non l'avete fatto, è gratuito, iscrivetevi qui sotto al canale, lasciate un like al video e ci vediamo presto in un prossimo video.